Nel weekend, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio svolto nel comune di Avigliano, una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Potenza, nei pressi dello scalo ferroviario, ha notato l'atteggiamento sospetto di uno straniero a piedi, il quale, non appena incrociato l'autovettura di servizio, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi frettolosamente dal posto. Immediati controlli da parte dei militari dell'arma che, bloccato l'uomo, identificato in un 29enne nigeriano e ricorrendo nei presupposti, hanno proceduto ad una perquisizione personale a conclusione della quale i carabinieri hanno rinvenuto 14,5 grammi di eroina suddivisa in 20 dosi, 1 grammo di hashish suddiviso in 4 dosi e 0,5 grammi di cocaina in un'unica dose. Vistosi scoperto, il giovane ha tentato di darsi alla fuga lanciandosi nell'adiacente boscaglia. Raggiunto dagli uomini della Benemerita, è stato bloccato non prima di aver posto una strenua resistenza, riuscendo peraltro a ferirne lievemente uno. Condotto presso gli uffici dell'arma di via Pretoria di Potenza, il 29enne nigeriano è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto nel carcere di Potenza.